Il nostro destino dipende da cosa mangiamo. L'uomo è quel che mangia. Forse qualcuno sarebbe tentato di pensare che solo la modernità ha portato con sé problemi, fastidi e disturbi legati al cibo, che intolleranze, anoressie, bulimie ed altri disturbi psichici si siano materializzati solo a partire dal XX secolo. E invece no. Appena l'umanità ha cominciato ad esistere e necessariamente a mangiare, oltre a ricavarne un immenso piacere, sono anche iniziati i guai. Il titano Crono, che si mangiava i suoi figli, come lo vogliamo classificare? Tra i bulimici? O lo vogliamo indirizzare per una cura del reflusso gastroesofageo? Se volete sapere quanto sia importante mangiare bene, dovete consultare la Bibbia. Voi pensate che io stia dicendo delle stupidate, che la Bibbia parla solo di cose elevatissime e non si preoccupa di cose triviali, indigeste e iperglicemiche come la pizza ai quattro formaggi o le costolette di agnello alla fricassea. Se non rischiassi la scomunica dal cardinale anche questa sera, potrei dire che la Bibbia è il primo e il più gran libro di cucina mai scritto. La Bibbia è lunga 2577 pagine e pensate, a pagina 3 noi uomini siamo già bella che rovinati. E per colpa di chi? Per colpa di una mela. Mica di un brasato con la polenta o il rognone alle cipolle, no, per una mela e probabilmente per una mela renetta. Ecco perché i bambini fanno fatica a mangiare la frutta e la verdura, perché loro conservano un ricordo atavico di quando stavamo tutto il giorno in paradiso a non far niente, a giocare a calcio e mangiare hamburger con la maionese. Quindi mamme, non riempite di scappellotti i vostri bambini quando vi dicono che la frutta è infida e dentro c'è il diavolo. Una mela al giorno toglie il medico di torno, sarà. Ma io preferisco avere i trigliceridi alti piuttosto che lavorare la terra con il sudore della fronte. Fateci caso nella Bibbia. Quando c'è di mezzo il cibo, l'uomo fa arrabbiare il Padre Eterno oppure litiga con i suoi simili. Il Signore ci aveva appena liberati dalla schiavitù degli egiziani che il lamento si levava alto nel cielo. Ma come si stava meglio quando si stava peggio? Ma come si mangiava bene alla mensa del faraone? Oh, come erano buoni i falafel e il kebab! Oh, come ci vorrebbe una bella birretta ghiacciata! E il Padre Eterno, in un impeto di bontà e fantasia che solo Lui può permettersi, fece piovere dal cielo le quaglie e la manna. Mica come fanno gli aerei dei soccorsi moderni che buttano dal cielo scatole di latte scadute e fagioli borlotti. E poi vi voglio vedere a mangiare fagioli e latte scaduto. Per non parlare degli inganni perpetrati tramite il cibo. Ve li ricordate i gemelli Esaù e Giacobbe? Figli di Isacco e Rebecca? Esaù, parafrasando il linguaggio moderno, dei due era il tamarro, pieno di peli, probabilmente anche tatuato, e con la cresta in testa. Passava le giornate a dar fuoco alle formiche e a dar la caccia ai fagiani. Non ne ha mai beccato uno in vita sua. A questo soggetto, siccome è nato per primo, spettava, diciamo così, l'eredità e la benedizione del padre, che all'epoca era importantissima. Giacobbe invece era il gemello raffinato, elegante, glabro, colto. Pensate, leggeva già i fratelli Karamazov e non li erano stati ancora scritti. Era il cocco di mamma, in una parola, un fancazzista. Nato per secondo, era destinato a trascorrere una vita come il principe Harry, tra le partite di polo e le sfilate di moda, ma mai a capo della famiglia. Un giorno Esaù torna stravolto, dopo che per tutta la notte ha cercato di catturare una lucertola senza riuscirci.
ha sete e fame. Il fratello sta mangiando, probabilmente con delle posate d'argento. Ti prego, dammi un po' di quelle lenticchie. Il perfido Giacobbe gli allunga il piatto, ma prima dice sì, ma in cambio dell'eredità. I tatuati con la cresta, quando hanno fame, non capiscono più niente. E infatti rispose, bella zio, chi se ne frega della benedizione, affare fatto, fratello. Molti anni dopo la storia si ripete. Il padre Isacco sta per morire. È ignaro che il figlio maggiore, il tatuato, si è venduto tempo addietro la primogenitura, vuole benedirlo e trasmettergli la promessa di Dio di una terra e di una discendenza numerosa, come le stelle. Isacco, che è anche diventato cieco, dice al figlio, prendi il tuo arco e portami dalla selvaggina e fammi mangiare la lepre in salmì, che è il mio piatto preferito. Esaù, che non è mai riuscito a catturare neanche una lumaca, prende arco e frecce e si mette in cammino. La mamma Rebecca sente tutto e avvisa Giacobbe, che ormai, si è capito, è il suo preferito. Anche se cercano di camuffarlo, le mamme hanno le loro preferenze, e forse in questo caso Rebecca aveva intuito bene che con Esaù a capo della famiglia sarebbero finiti sul lastrico dopo appena qualche giorno. Cosa dice la mamma a Giacobbe? Vai, portami due capretti che te li cucino io. Ma il papà vuole a cacciagione. Tuo padre non ha mai capito niente. C'ha il palato foderato di lamiera. Quando voleva mangiare il salmone gli ho sempre dato la platessa e non si è mai accorto della differenza. Va bene mamma, ma il papà se mi accarezza non sentirà i peli puzzolenti di Esaù. E tu mettiti addosso il pelo del capretto, tanto l'odore come quello di tuo fratello. Insomma, in questo modo Giacobbe ingannò suo padre, anche se alla fine se ne accorse, ma ormai la benedizione era stata impartita. Quanto si mangia nella Bibbia, e soprattutto quanto si beve nella Bibbia. Come quella volta di Noè, che aveva appena inventato il vino, gli piacque così tanto da berne praticamente una portaerei. E si prese una sbronza tale che si addormentò completamente nudo. Il figlio minore, anziché coprirlo come fecero gli altri fratelli, lo derise e perciò si attirò la maledizione di Noè che ricadde sui propri figli. Questo tipo di reazioni, dicono gli esperti, succede solo dopo aver ingerito vino bianco che, a causa dei solfiti, può provocare forti mal di testa al risveglio. Insomma, problemi legati al cibo e al vino ci sono sempre stati fin dall'antichità. Invece la nostra epoca, che consulta sempre meno la Bibbia sulle questioni dell'alimentazione, passerà alla storia per le sue diete. Diete a zona, diete a marcatura fissa, la dieta del gruppo sanguigno, dieta della propria squadra di calcio, la dieta del gruppo WhatsApp e infine l'ultima arrivata, la dieta del cavernicolo. Bisogna alimentarsi come i nostri antenati. Dicono che si dimagrisce, certo. Provate voi a cercare una cotoletta di brontosauro all'Esselunga. O a estirpare delle radici al Parco Sempione e poi dire al vigile che vi servono per la cena. Questa è anche l'epoca che tutti vogliamo fare i cuochi. I cuochi hanno soppiantato gli intellettuali. Anzi, i cuochi sono gli intellettuali di riferimento. Che bello il tempo in cui la tavola era il luogo dove la famiglia si incontrava dopo la giornata di lavoro, dove gli amici si davano appuntamento per il piacere della compagnia, dove ci si dava convegno per festeggiare con il cibo le feste e gli avvenimenti più importanti della nostra vita. Ora la tavola non è più il luogo dell'incontro gioioso, ma dello stress da competizione, è il luogo dell'angoscia da prestazione. Sta cambiando il modo di recepire e vivere il cibo sulle nostre tavole. Una volta la mamma cucinava quello che c'era e il marito e i bimbi mangiavano tutto, altrimenti, se non svuotavano il piatto, venivano svegliati di notte e si doveva finire la cotoletta avanzata. Ora la mamma comincia a lavorare i fornelli all'alba, poi verso le ore 20 si presenta in tavola con tre proposte. I figli assieme al papà scelgono i due piatti più allettanti.
Il terzo, quello scartato, viene scaraventato nella pattumiera accompagnato da una serie di insulti dove il più gentile è: questa mappazza non la mangerebbe nemmeno un cane randagio. Poi sottopongono la mamma ad un interrogatorio su provenienza della materia prima, gli ingredienti, tipo di cottura, tipo di padelle utilizzate e contenuto calorico della proposta. I bambini una volta giocavano a calcio, alla lotta, ai cowboys e si menavano per una figurina doppia di Mazzola o Rivera. Ora parlano di pentole di rame stagnato, di forni a bassa temperatura e il loro gioco preferito è imparare a tagliare le zucchine alla julienne. Non leggono più Tex, Willer o Diabolik, preferiscono Wine Spectator o Gambero Rosso. Una volta, se avevi 10 anni, dopo aver fatto i compiti, ti fiondavi davanti al televisore per goderti Pippi Calze Lunghe. Ora, dopo essersi cucinati da soli delle rane in guazzetto per merenda, si sintonizzano sul loro programma preferito, Cucine da Incubo, Guai in Padella. I bambini da sempre, fin dai tempi del Paleolitico, di due cose erano ghiotti, la pasta al pesto e la cotoletta con le patatine fritte. Intere generazioni di genitori sapevano che dovevano cucinare solo questi due piatti e questo era molto rassicurante perché non dovevi essere una civa tra i fornelli. L'unica difficoltà, semmai, era nel Paleolitico procurarsi i barattoli di pesto, ma per il resto alimentare i propri pargoli era un gioco da ragazzi. Ora i bimbi pretendono per pranzo l'escargot alla bourguignon, la terrina di foie gras, il carré di tonno all'aceto balsamico e salsa olandese e per finire il gelato all'azoto liquido. Forse stiamo rovinando uno dei piaceri più belli dell'esistenza, mangiare insieme. Se inviti gli amici a cena è bene prepararsi a una delle umiliazioni terribili. Se sbagli a salare la pasta, rischi che ti dicano in faccia che sei un rimbambito, ma non da quella sera, da sempre. Di questo passo nessuno inviterà più nessuno. Ognuno mangerà da solo e ci si siederà ad un tavolo imbandito solo per comunicare un licenziamento, una separazione o una dichiarazione di guerra. Riprendiamo il nostro compendio di cucina, la Bibbia. Ad un certo punto nel Nuovo Testamento compare un tizio che nasce a Betlemme, letteralmente la città del pane. Il luogo di nascita influenzerà non poco la vita di questa specie di nutrizionista che non era affatto laureato, anzi faceva il falegname, ma che incontrava le persone e diceva loro che dovevano cambiare il tipo di acqua che bevevano, che se avessero bevuto il tipo di acqua che consigliava lui non avrebbero avuto più sete. Negli sposalizi, quando invitavano lui, non rischiavano mai di rimanere senza vino. Organizzavano delle gite in montagna e magari andavano in 5.000. Nessuno preparava i panini con la cotoletta e la Nutella, eppure lui, il nutrizionista, si faceva dare 3 pesci e 2 pani, diceva qualche cosa a proposito della condivisione e tutti erano sazi. Strano destino il suo. Quando nacque fu posto su una mangiatoia, il luogo dove gli animali prendono il cibo. Messo là, così piccino, nell'infinita fragilità che possiede ogni neonato, da subito ha fatto intendere che più che cibarsi a lui interessava essere nutrimento. Tipo quella volta quando andò a cena con i suoi amici. Alla fine tutti si aspettavano il limoncello e il sorbetto alla mela verde e lui invece ha offerto del pane e del vino dicendo che quello era il suo corpo per tutti. Mangiare lui. Ma lo sapeva quello che stava dicendo? Possedeva una vaga nozione scientifica sull'assimilazione, digestione e trasformazione degli alimenti? Mangiare lui. Se mangiamo le proteine del pesce, dei legumi, della carne, diventiamo muscoli. Se beviamo il calcio del latte, diventiamo ossa. Se mangiamo la pasta, diventiamo corsa, danza, energia. Ma se mangiamo lui, che cosa succede? Com'è classificabile il suo essere alimento? È una proteina nobile? Un omega 3? Un antiossidante, un enzima?
che avviene dentro la nostra mente? Cosa capita al nostro cuore? In quale meraviglia si trasforma? Cosa diventiamo? Che luce vedono i nostri occhi? Ho provato a cercare su internet i contatti di questo nutrizionista. Un avviso informava che bisogna conoscerlo di persona. Il problema è trovarlo.